Tu saprai sicuramente che se stai acquistando una casa in condominio è buona norma chiedere gli ultimi verbali dell'assemblea di quel condominio. E per quale motivo è buona norma effettuare questa verifica? Molti sostengono e dicono che questa sia una verifica utile a capire se nelle assemblee di condominio precedenti sono state approvate delle delibere importanti, ad esempio delibere che riguardano lavori straordinari riguardanti il condominio. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché se le delibere di condominio sono state approvate prima del tuo acquisto, allora saranno impegni e questioni che non ti riguarderanno. Pertanto rimarranno a carico della parte venditrice che ha partecipato attivamente alla loro approvazione. Ma allora cosa potrebbe esserci scritto di così importante su quei verbali? Ad esempio, puoi trovarci scritta la sola volontà, la sola intenzione di tutta l'assemblea del condominio a prendere in considerazione un'eventuale futura ristrutturazione dell'intero condominio. In quel caso potrai essere tu, in qualità di nuovo membro dell'assemblea, ad essere chiamato per deliberare tali lavori. Ed in quel caso saranno oneri e impegni a tuo carico. E chissà, magari è proprio quello il motivo che ha spinto la parte venditrice a prendere la decisione di vendere quella casa. Altre informazioni che potrebbero interessarti potrebbero essere scoprire ad esempio se il condominio ha un contenzioso aperto con qualcuno. Scoprire se all'interno del condominio ci sono liti tra condomini, contenziosi tra condomini. È utile sapere in anticipo che aria tira in quel condominio, perché è una questione di metodo. Ci vediamo dall'altra parte.